Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e ben ritornati anche agli ascoltatori del podcast. Si è appena corsa la tappa numero 12 del Giro d'Italia, la Martin Sicuro Fano, e abbiamo visto rivincere una gara che conta finalmente a Julien Alaphilippe. Ci aveva già provato in questo Giro d'Italia, era già arrivato secondo nella tappa degli sterrati dietro a Pelayo Sanchez. Oggi una gara bellissima da parte sua perché è riuscito a scattare quando mancavano più di 110 km, quando iniziavano i muri, ma oltre a lui si era portato dietro anche tanti altri corridori, si erano creati diversi grupponi. Ma dopo andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo per poi rimanere davanti in fuga assieme a Mirko Maestri e poi nell'ultimo strappo andare via da solo e arrivare in solitaria. Finalmente Julien Alaphilippe, che è un corridore che mi è sempre piaciuto, si prende una vittoria del suo calibro. Era anni ormai che non lo vedevamo a questi livelli, ha vinto sì qualche corsa, ma qualche corsa di secondo piano. Dalla caduta, dalla bruttissima caduta avvenuta alla Liegi-Bastogne-Liegi di ormai 2 anni fa, non siamo più riusciti a rivedere un Julien Alaphilippe ai livelli degli anni prima, ai livelli di quando era campione del mondo. E proprio in queste strade, nelle strade italiane, a Firenze, per l'esattezza, ha vinto la sua prima maglia di campione del mondo. E sono contento, ma penso che un po' tutto il ciclismo sia contento di veder rivincere Julien Alaphilippe. E vedremo anche dopo questa vittoria cosa continuerà a fare, perché fino ad ora ha dimostrato tanta grinta e ha dimostrato tanta voglia di tornare a vincere. E con questa vittoria diventa anche lui uno dei pochi ad aver vinto una tappa nei 3 grandi giri. Ed ora vediamo nel dettaglio invece cosa è successo in questa tappa che si è corsa molto veloce, perché Julien Alaphilippe è arrivato al traguardo con quasi 47 di media. La tappa non era piatta perché avevamo 193 km e 2100 metri di dislivello, c'erano tanti muri all'interno, la tappa era molto dura, ma soprattutto nella prima parte i corridori avevano l'aria a culo e hanno tenuto delle medie folli. Eurosport aveva segnalato la media durante il primo attacco di giornata e i primi chilometri si erano corsi quasi a 60 di media, quindi vuol dire che per uscire dal gruppo facevano degli scatti a 70 all'ora. Follia! Ma oltre a questo c'è stata una prima parte di corsa molto movimentata, in tanti hanno voluto andare via finché non si è creato un gruppetto di corridori davanti. Davanti c'era Edoardo Fine che l'avevamo visto gli altri giorni in fuga, c'era Mirko Maestri che poi è riuscito a stare davanti con Alaphilippe e altri corridori. Però la corsa si è infuocata ancora di più dopo, appena sono arrivati i muri, e difatti il primo a scattare nel gruppo è stato Julien Alaphilippe, seguito da Andrea Piccolo che poi però non si è più visto. Si è portato dietro un bel po' di corridori alla Alaphilippe finché non si è creato un gruppetto di una quindicina, ventina di unità ad inseguire i primi quattro. In benché non si dica, in poco sono arrivati davanti, questo gruppetto è arrivato nel gruppetto che era davanti in testa prima, hanno continuato l'azione ovviamente dietro il gruppo e in realtà voleva lasciare andare, ma tanti altri corridori volevano rientrare. Finché non si è creato un altro gruppetto di 15-20 unità ad inseguire il primo gruppetto. E sembrava che la situazione si fosse stabilizzata, invece no, un altro gruppettino di 15-20 unità è ripartito, sembra una barzelletta, ma non è così, credetemi. E vi lascerò ovviamente le immagini in sovraimpressione. Nel terzo gruppetto che è uscito fuori c'era dentro anche gente importante come Filippo Ganna, gente come Vigren, comunque gente di un certo livello. Di classifica all'interno, se si può dire classifica, c'era Juan Pedro Lopez e c'era Jan Hirt. Occhio a Jan Hirt, per questo nome dopo ve lo rinominerò, perché ovviamente qualcuno si è accorto che aveva un po' troppo vantaggio e dietro hanno dovuto tirare. Ma detto questo, si sono poi raggruppati tutti, essendo in tanti corridori, però non tiravano tutti, tanti facevano i furbi e sono usciti fuori in due quando mancavano più di 100 km. E quei due poi sono arrivati all'arrivo, anzi, uno è arrivato all'arrivo, e sono stati proprio Julien Alaphilippe e Mirko Maestri. Sono passati i chilometri, il gruppo dietro poi si è risfoltito un'altra volta nel mentre che c'erano i muri. Gli uomini interessanti non vi li ho detti prima, ma c'era davanti Narváez, che era il favorito di giornata dopo la forma che ha dimostrato negli ultimi giorni e che ha dimostrato nella prima tappa. Oltre a lui c'era Quintana Hermans, un altro uomo secondo me molto forte,
che in queste tappe può tenere. Non a caso è già arrivato secondo la Liegi, Baston Liegi, ma Kitana Hermans ha un passato da ciclocrossista, era uno dei più forti al mondo nella specialità, e queste tappe si addicono molto a un corridore di quel tipo. Fatto sta che proprio loro due sono stati gli unici che sono usciti fuori dal gruppo, dal gruppetto, perché erano comunque in una decina e basta a rincorrere dietro. Sono andati a rincorrere la Philippe e ci hanno provato, ma non ce l'hanno fatta, e sono arrivati poi secondi e terzi. Dietro di loro un altro gruppetto di due che sono sempre usciti fuori nell'ultimo strappo, che sono stati Michael Valgren, che avevamo già sentito nella tappa dove ha vinto Benjamin Thomas e Scaroni. E dietro di loro altri 5 corridori, dove all'interno abbiamo ritrovato Maestri, che si era staccato nell'ultimo strappetto da Alaphilippe, e c'era anche Matteo Trentin. Il gruppo della maglia rosa dietro era arrivato con qualche minuto di svantaggio, e non ve l'ho detto prima, però il terzo gruppetto dove c'era Yann Hirt, Juan Pedro Lopez, poi è stato ripreso dal gruppo, quindi non sono riusciti a guadagnare niente sulla maglia rosa, niente sulla classifica. Ed era tirato dal team Bahrain, perché coi minuti che avevano guadagnato di vantaggio Yann Hirt poteva essere terzo in classifica, quindi ovviamente avendo Tiberi all'interno hanno preferito tenere la corsa chiusa. E il gruppo della maglia rosa non sono arrivati in tanti, perché anche loro saranno stati 20-30 corridori, quindi una gara che sembrava facile vedere dall'altimetria, ma invece non è stato così, anzi è stato molto molto interessante da vedere, molto bella. Questo Giro d'Italia sta diventando giorno dopo giorno sempre più bello. Questa settimana è anche la settimana dove la UE sembra tranquilla, dove Tadej Pogacar sembra tranquillo, in controllo, e nella tappa di domani sarà ancora così, perché la tappa di domani sarà la Riccione Centro, la tappa più facile anche di questo Giro d'Italia. Stiamo parlando di 179 km con 150 metri di dislivello. Come vi accennavo nel video recap della prima settimana, ci sono probabilmente due cavalcavie all'interno per fare 150 metri di dislivello, ma ci sta, e vanno bene anche queste tappe per i velocisti, e devono esserci anche, perché non possono esserci tutte tappe dure. E quindi anche domani l'UAE sarà tranquilla, anzi proveranno a far la volata con Molano. E sulla tappa di domani non c'è tantissimo da dire. Ieri purtroppo non vi ho portato il processo alla tappa, sono stato un po' impegnato nella giornata di ieri. Ho fatto uscire il video del nuovo SRAM Red, la mia prima reaction, andatelo a vedere se non avete visto. Sono andato a vedere praticamente nel sito per la prima volta il gruppo, che ero molto curioso di vedere, ero molto curioso a capire cosa hanno fatto su quel gruppo. E niente, vi lascio il video qua nelle schede. Nella giornata di ieri ho montato anche il mio primo vlog, forse anche il secondo. Comunque uscirà questa domenica alle 14 e vi consiglio di darci un'occhiata, perché insomma è molto carino, e prossimamente ne farò anche molti altri. E detto questo, però, andiamo a vedere il favorito di domani. Sembra scontato dirlo, ma il mio favorito di domani sarà, ed è ovviamente, Jonathan Miller. Ha dimostrato tanta superiorità rispetto agli altri corridori. Abbiamo visto anche dalle foto, da quello che è uscito fuori da Avelon, i numeri, e sprigiona dei watt pazzeschi. E quindi per questo, anche per domani, è il favorito d'obbligo. E detto questo, commentate qua sotto nei commenti qual è il vostro favorito invece. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.